Ti faccio una domanda egoistica. Se io volessi riattivare i miei diritti d'autore di 30 anni fa su alcune canzoni che depositai in SIAE, mi converrebbe. Ma guarda, sai che non ti so davvero rispondere perché sono casi davvero molto, molto, cioè, a sé, cioè, Particolare. bisogna, dovrei vedere tutta la tua documentazione e capire che cosa è successo. Che poi, allora, faccio una notazione un po' da pignolo, cioè, allora, riattivare i diritti d'autore non so se sia Non so, Sergio, no, ma non lo so nemmeno io. Allora, non so se sia la parola corretta, perché in realtà i diritti d'autore non è che si spengono e si accendono, si spegne e si accende la loro, cioè, l'attività di riscossione che la SIAE fa per te. Questo è, cioè, sono due cose diverse. Tu il diritto d'autore ce l'hai ancora. Cioè, vuol dire che se tu hai scritto dei brani negli anni 70, il tuo diritto d'autore scade dopo 70 anni dalla tua morte. Quindi, augurandoti ancora lunga vita, capisci che mancherà probabilmente più di un secolo prima che scadano questi diritti d'autore. Quindi i diritti d'autore non scadono, quindi ce li hai ancora e chiunque utilizza un tuo brano dovrebbe in teoria chiederti il permesso. Invece di chiedere il permesso a te, se tu, autore, hai delegato questa attività a SIAE, allora gli utilizzatori passano da là, passano dall'attività di intermediazione tipica di SIAE, cioè chiedo a SIAE, SIAE ha Luca Valerio tra i suoi autori, dice sì, ti do io licenza per utilizzare un brano di Luca Valerio. Costa X perché rientri in un, che ne so, vieni classificato come autore di un certo tipo di opere, letterarie, musicali per il teatro, via dicendo. E quello ha delle tariffe, quindi poi sulla base di queste tariffe loro raccolgono il provente e i proventi poi te li girano. Ci trattengono la parte che serve alla SIAE per gestire il servizio e ti rigirano. Quasi Però tutto. ecco, non è che si accende e si spegne il diritto d'autore, se accende e si spegne è probabilmente l'attività che La risposta. il mandato che tu hai dato a SIAE per fare questa attività. Quindi dovrai vedere cosa risale questa tua iscrizione o deposito in SIAE delle opere e cosa comporta appunto riaccendere ridare a SIAE questo mandato. Senti.